Bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale, vediamo i titoli delle notizie principali di oggi. Bonus affitti, in arrivo un'iniziativa per Natale. Bande giovanili retate in 14 città. La cronaca, operazione Santa Panagia, chieste 13 condanne. Con la sua moto tra i fedeli di Santa Lucia è stato denunciato un giovane. Lo sport calcio Serie D per il Siracusa, una trasferta delicata. Queste le notizie principali, vi aspettiamo dopo la pubblicità per approfondire questo e parlare anche di altro. A dopo. Vuoi acquistare due paia di lenti di diverse diottrie? Non comprarne due, quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E Ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità dal marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che Ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccole rate al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna 3133 a Siracusa. Promozione del mese. Una montatura in omaggio al primo cliente della giornata se completa con lenti graduate. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. Bentornati al nostro telegiornale. In apertura parliamo di una buona iniziativa da parte della Regione. Nel periodo natalizio si avvia il bonus affitti che darà sollievo a tante famiglie nel periodo appunto natalizio. Sentiamo di cosa si tratta. Arriva prima di Natale il pagamento del bonus affitti per il 2021 alle oltre 10.000 famiglie siciliane ammesse al contributo come da graduatoria. L'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Arricò ha annunciato che è stata conclusa la procedura per l'erogazione del contributo. Il bando emanato dalla Regione Siciliana lo scorso agosto ha messo a disposizione quasi 17 milioni di euro per sostenere le famiglie nelle spese di locazione. Una procedura conclusa con grande anticipo rispetto agli anni precedenti, sostiene l'assessore Ricò, in modo da dare un po' di sollievo alle serenità a migliaia di famiglie siciliane nel periodo di Natale. Sono 10.524 le domande accolte per una media di circa 1.600 euro a famiglia. L'aumento del costo della vita e il caro bollette colpiscono principalmente i nuclei familiari più fragili e questa misura sostiene coloro che in questo momento hanno più bisogno. Le domande accolte sono distribuite in tutte 9 le province siciliane. Palermo guida la classifica con 4.722 beneficiari per un totale di 8 milioni e mezzo di euro, seguita da Catania con 1.921 domande per un totale di 3 milioni e 200 mila euro. Poi Messina con 1.435 domande, 2 milioni di euro. Agrigento 395 mila euro. Trapani 404 beneficiari con 587 mila euro.
euro, Siracusa 569 beneficiari e 693.000 euro, Ragusa 763 beneficiari, Caltanissetta 197, infine Enna con 151. Per accedere al bonus le famiglie dovevano avere un ISEE inferiore a 15.000 euro oppure un reddito fino a 35.000 euro, ma che avessero subito una diminuzione del reddito IRPEF di almeno il 25% a causa della pandemia da Covid. Bande giovanili nel mondo della musica trap, retate della polizia a Palermo, a Catania e anche in altre 12 province di tutta Italia. Figurano anche le province di Palermo e Catania nella retata in tutta Italia contro le bande giovanili vicine al mondo della musica trap. In tutto 40 arresti in questa vasta operazione che ha coinvolto altre 12 province. Tra i fermati all'incirca il 25% sono minorenni, ci sono altri 70 denunciati di cui un terzo minorenni. La retata riguarda l'ambiente dei trapper, genere musicale sempre più diffuso in Italia. La musica trap racconta di periferia, rivincita sociale ma anche di violenza e sempre più spesso i trapper si rendono protagonisti di episodi brutali. Ad avere portato avanti l'operazione la Polizia di Stato, che ha impiegato oltre 500 agenti coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Oltre Palermo e Catania, sono coinvolte le province di Arezzo, Bari, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno e Verona. In queste città ci sarebbero stati recenti episodi di violenza riconducibili a gruppi criminali giovanili. Sequestrate pistole, armi da taglio, tirapugni, nonché centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nei pressi di un istituto scolastico. A finire sotto sequestro diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro ritenute incasso proveniente dallo spaccio. Al di là della retata di oggi, numerose sono state le operazioni in Sicilia per sgominare baby gang. A Palermo da tempo è stato lanciato un allarme sul dilagare dei fenomeni criminali con segnalazioni di vere e proprie gang giovanili in azione. Un allarme violenza gratuita che continua a crescere da mesi. Ad essersi susseguiti tanti episodi, come l'aggressione a una coppia rea di aver rimproverato un gruppo di ragazzini chiedendo loro di non fare baccano, accerchiati, picchiati e mandati in ospedale come risposta. Andiamo a parlare adesso della notizia che era già pervenuta durante la nostra diretta del 13 dicembre durante la festa di Santa Lucia, la notizia di un giovane che con un SH300 ha fatto irruzione durante la processione, quindi andando in controsenso verso i fedeli, è stato identificato e poi anche denunciato. Sentiamo. Durante lo svolgimento della processione di Santa Lucia, un giovane a bordo di un ciclomotore ha transitato all'incrocio tra via Piave e via Trapani, strade chiuse al traffico con transenne a causa dell'evento, ed ha fatto irruzione all'interno del corteo religioso. Incurante dell'invito a fermarsi, intimato agli agenti della Polizia Municipale posti a presidio del varco a protezione dei fedeli, ha percorso la via dalla processione e a velocità sostenuta, provocando scompiglio e pericolo per i numerosi fedeli presenti, tra quali anziani e bambini. Nonostante l'intervento della polizia, il giovane è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Avviate le ricerche, gli agenti e le volanti con quelli della squadra mobile e anche la collaborazione delle altre forze di polizia in servizio in occasione dell'evento religioso, quindi carabinieri, guardie di finanza e polizia municipale, hanno rinvenuto nei pressi dello sbarcadero Santa Lucia il motociclo occultato tra il muro e un autocarro. Il 21enne, successivamente identificato, già noto alle forze di polizia per aver commesso reati in materia di stupefacenti, tanto da essere attualmente sottoposto all'obbligo di firma con permanenza notturna a casa, è sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il mezzo è stato sequestrato. Diamo notizia adesso di un incidente stradale lungo la strada provinciale 26, parliamo della Rosolini-Pachino. Per cause al vaglio degli inquirenti, il conducente di un trattore ha perso il controllo del mezzo agricolo che è sbandato prima di ribaltarsi al centro della carreggiata. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti e per precauzione è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto alle cure dei sanitari. Ha subito per fortuna lievi lesioni. Sul posto sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco per rimuovere il pesante mezzo incidentato e ripristinare la circolazione veicolare lungo la strada provinciale 26. Operazione antidroga Santa Panagia, sono state richieste 13 condanne.
Oltre 100 anni di reclusione sono stati invocati dal pubblico ministero Filippo Norzi alla conclusione della requisitoria al processo a carico dei 13 imputati coinvolti nell'operazione antidroga della squadra mobile di Siracusa denominata Santa Panagia. Il rappresentante della pubblica accusa ha sollecitato al GUP del Tribunale di Catania Giuseppina Montori la condanna a 20 anni, oltre al pagamento di 60.000 euro di multa a carico di Agostino Urso, ritenuto il promotore dell'attività illecita. A 10 anni di reclusione ha chiesto invece per la moglie Carmela Falco, 8 anni per Concetto Urso e Shaila Tringali, ancora 12 anni ciascuno per Pasqualino Urso, Marco Campisi e Manuel Pisano, quest'ultimo ha ottenuto il regime dei domiciliari proprio nelle ultime ore, 8 anni e 4 mesi per Salvatrice Agliano, 3 anni e 4 mesi per Giuseppe Bronte e Vincenzo David, 2 anni e 8 mesi per Alfredo Caruso, 2 anni e 2 mesi per Calogero Benigno. Il PM ha inoltre chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi per il collaboratore di giustizia Emanuele Riani. La parola adesso passa ai legali della difesa che all'udienza il 23 gennaio esporranno le proprie arringhe. Dal novembre 2017 al novembre 2021 gli investigatori della squadra mobile hanno tenuto sotto controllo il gruppo piazzando cimici nell'abitazione di Urso, oltre che avvalersi delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, appunto Riani, che ha spiegato loro le modalità adottate per garantire la capillarità della diffusione di droga nel capoluogo. Nel corso delle indagini è stato scoperto che gli imputati utilizzavano diversi luoghi in cui conservavano la droga, per lo più cocaina, tra via la Santa Panagia, via Algeri e persino la borgata Santa Lucia, dove venivano custodite le partite di hashish che arrivavano da Palermo. Parliamo degli interventi da parte dei carabinieri. Arrestato un sorvegliato speciale di 36 anni e denunciato un 27enne per aver fornito false generalità. Sentiamo. Movimentato pomeriggio per i carabinieri della stazione di Belvedere che hanno arrestato un 36enne di Priolo Gargallo indiziato della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e denunciato un 27enne catanese per false dichiarazioni sull'identità personale e possesso ingiustificato di chiavi alterate. I militari dell'arma hanno sottoposto a controllo due uomini a bordo di un'autovettura notati in atteggiamento sospetto nella frazione di Belvedere. All'atto del controllo il 36enne che era alla guida dell'auto, oltre a essere sprovvisto di patente di guida poiché revocata, è risultato essere sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Priolo, mentre il 27enne, sprovvisto di documenti, ha fornito false generalità ai militari. Sottoposto a perquisizione personale veicolare, il passeggero è stato trovato in possesso di chiavi alterate e di una centralina elettrica simile a quella solitamente utilizzata per il furto di autovetture. L'arrestato è stato messo a disposizione della procura e denunciato per la reiterazione della guida senza patente, mentre il 27enne dovrà rispondere di false dichiarazioni al pubblico ufficiale. Il Natale è arrivato anche a Piazza Duomo a Siracusa. Ieri il grande albero a cono è stato montato dagli operatori per conto del comune di Siracusa, posizionato in un angolo diverso della piazza rispetto agli altri anni, scelta che ha creato qualche polemica, ma dall'amministrazione spiegano che non è stato possibile installarlo nel punto tradizionale a causa dei lavori in corso al Palazzo della Sovrintendenza. L'installazione è avvenuta dopo la festa di Santa Lucia proprio per evitare disagi durante i festeggiamenti del 13 che vede la piazza stracolma di partecipanti e i fedeli in processione. È un albero alto circa 10 metri con una fascia luminosa di sera, una fascia spirale bianca fino al puntale stellato. Adesso ci colleghiamo con la zona balneare di Ognina dove ci attende Fabio Portella del Diving Capomurro. Ci attende per parlare con lui di una bellissima iniziativa a tutela delle zone balneari di Siracusa. Buongiorno Fabio. Buongiorno Fabiana. Ecco, domenica siete coinvolti in una bella iniziativa, di cosa si tratta? Allora, una rete di imprese, Blu Plemmirio, che fa capo naturalmente all'area marina protetta del Plemmirio, si è organizzata, si è creata una rete di imprese facendo riferimento all'accoglienza, alla ristorazione, ai servizi, per tutelare, per proteggere le coste siracusane e il territorio siracusano. E quindi questa rete di imprese si è autodisciplinata facendo un regolamento in tema di naturalmente sostenibilità ambientale e di legalità. Ha creato varie iniziative, proprio domenica 17 dicembre alle ore 10
inizierà il primo evento, e cioè dire una, non solo una pulizia di un tratto di stradale, nello specifico il tratto stradale che va da Terrauzza al faro di Capomuro di Porco, ma addirittura adottiamo un tratto stradale, infatti l'iniziativa si chiama il Miglio Blu, perché l'intenzione è quello di pulire e mantenere pulito per quanto più tempo possibile, iniziando da quel tratto di strada, quel Miglio Blu, ma per poi proseguire per tutto il litorale, quindi senz'altro quello dell'area marina protetta del Flaminio, ma poi estenderlo a, sia alla zona nord e sia alla zona sud. Benissimo, da esperto e conoscitore dei fondali marini siracusani, insomma adesso si passa anche diciamo alla parte terrestre, quindi con il vostro intervento. È così, perché il mare è molto pulito, il mare di Siracusa, i fondali sono abbastanza puliti, frutto delle attività di volontariato degli ultimi anni, un po' a tutte le profondità è piuttosto pulito. Non è così, come sappiamo bene, come purtroppo sappiamo bene, i tratti stradali. È già stato fatto un sopralluogo, sì. E avete diciamo preso consapevolezza di quali interventi fare? Sì, beh, il tratto di costa siracusano, in particolare cioè le strade che riguardano la costa siracusana, sono piuttosto sporche, a tratti anche abbastanza vergognosi. Il tratto che ci trova nel fondale bianco è veramente imbarazzante. Quindi sono stati fatti dei sopralluoghi e ci saranno appunto questi interventi, questi eventi. Uno appunto sarà domenica alle ore 10, l'appuntamento è alla bottega di Terrauzza, cioè dire il market delle rocce, proprio per pulire. Ci sono alcuni tratti in cui non occorre tantissimo lavoro, come alcune zone del Flaminio, ce ne sono altre in cui veramente speriamo insomma nell'aiuto di tanti volontari, perché effettivamente sono veramente sporche, anche di materiale molto ingombrante. Però la determinazione è forte, Blue Flaminio Experience proprio è nata per aiutare le amministrazioni che evidentemente hanno dei limiti oltre i quali non possono andare, e quindi l'idea di questa rete di imprese è proprio aiutare il mondo turistico e attraverso anche questi tipi di eventi. È possibile quindi anche adesso lanciare un appello per chi volesse partecipare a questa iniziativa di volontariato, quindi chiaramente è un'iniziativa aperta a tutti? Assolutamente, assolutamente sì, quindi l'appuntamento è domenica 17 dicembre alla bottega di Terrauzza, Market delle Rocce, e da lì partiremo con dei sacchetti, guanti, per pulire il tratto di costa che va fino al faro di Capomuro di Porco. È un po' simbolico, è la prima di queste iniziative, ne seguiranno tantissime in questo senso, e quindi chi è di buona volontà è assolutamente gradito. Questa, ripeto, è soltanto una delle iniziative che Blue Flaminio, la nostra rete di imprese, compierà, realizzerà nei prossimi mesi. Grazie Fabio, grazie per appunto la promozione di questa iniziativa, e anche grazie per questo breve collegamento da quella che è la scenografia della tua vita, la zona balneare di Ognina. Quindi ribadiamo nuovamente l'appuntamento a domenica 17. Grazie, buon proseguimento. Grazie a voi. Proseguiamo con il nostro telegiornale, proseguiamo con la presenza dello storico d'arte Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, presente a Siracusa in occasione dell'opera d'arte donata alla città dall'artista Samurì, e anche per assistere alla festa di Santa Lucia. Sentiamo l'intervista. Santa Lucia è una santa che collega la Sicilia a Venezia, ma anche a tutta l'Europa. Lo storico d'arte Eike Schmidt esprime parole di grande ammirazione per la patrona di Siracusa. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi si trova a Siracusa per l'omaggio pittorico di Nicola Samurì alla chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, ma anche per partecipare ai festeggiamenti della martire cristiana in occasione dell'anno luciano della chiesa siracusana.
Tedesco di nascita, ma di recente con cittadinanza italiana, dal 2015 è il primo direttore straniero nella storia del prestigioso Museo Fiorentino. Definito l'uomo del record per aver riportato a livelli mondiali come visitatori e incassi le gallerie degli Uffizi di Firenze. Schmidt è riconosciuto come uno dei massimi esperti e conoscitori di scultura europea del Rinascimento e Barocco e ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Direttore, lei insomma forse è il massimo esempio di arte in Italia, visto che dirige la Galleria degli Uffizi a Siracusa per l'opera di Samory, ma anche forse per la Santa, per la città, per cosa? Sono qui soprattutto per la Santa. Ieri sera ho partecipato alla processione la prima volta ed è veramente un'esperienza straordinaria, e anche sono qui per l'amico Demetrio Paparoni e il grande artista contemporaneo Nicola Samory, la luce nel buio, e poi del resto una santa che collega proprio la Sicilia con Venezia, ma non solo, anche tutta l'Europa. Una delle poche sante, tra l'altro, che hanno sopravvissuto nel mondo riformato luterano. Anche questo è notevole in Scandinavia, per esempio, in Germania, e che poi va fino all'Asia, finalmente. E quindi questo è una santa che ha una grande rilevanza per noi, specialmente che viviamo ora nell'epoca della comunicazione digitale, dell'immagine digitale, quindi di un'immagine che viene prodotto con la luce. E quindi quale santa potrebbe essere più adatta per questo? Apriamo la pagina sportiva, parliamo della squadra azzurra e della prossima trasferta delicata appunto per il Siracusa Calcio nella 18ª giornata di campionato. Da stamani è attiva la prevendita per il settore ospiti in occasione della partita tra Akragas e Siracusa in programma domenica, calcio d'inizio alle 14.30 allo stadio Esseneto di Agrigento. I tifosi azzurri potranno così seguire e incitare i propri beniamini in questa difficile e delicata trasferta nella 18ª giornata di Serie D. L'Akragas non vince in campionato dal 5 novembre, oltre un mese. Ha perso posizioni in classifica, precipitando al 9° posto, e farà quindi di tutto per cercare un riscatto davanti al proprio pubblico. Il Siracusa, dopo il pareggio casalingo con la Vibonese, non può permettersi di perdere ulteriore terreno sulla capolista solitaria Trapani. Gli azzurri, tra l'altro, recuperano il loro capitano Andrea Russotto. Vita facile per le dirette concorrenti del Siracusa. Entrambe giocano in casa contro formazioni non trascendentali. Il Trapani ospita la Gioiese, ultima in classifica in coabitazione con il Castrovillari. La Vivonese riceve sul terreno di gioco amico il Portici, che naviga nelle retrovie ma in acque tranquille. Durante la seduta del Consiglio Comunale di Siracusa è stato richiesto dal consigliere comunale siracusano Ivan Scimonelli un minuto di raccoglimento per Marco Capillo, nella sua memoria appunto imprenditore siracusano, manager sportivo, presidente della Sette Scogli, morto prematuramente nei giorni scorsi. Come ogni venerdì, adesso spazio all'approfondimento con l'intervento dell'ex ministro Cesare Damiano. Sentiamo. Oggi vogliamo parlarvi di mercato del lavoro. Il Censis ha definito l'Italia un paese sonnambulo e sicuramente lo è per quanto riguarda l'occupazione femminile. Se noi guardiamo il numero dei lavoratori presi nel loro complesso, vediamo che in Italia il 40% è rappresentato da donne lavoratrici e il 60% da uomini. Questa percentuale non si sposta. La cosiddetta parità di genere, il sogno del 50% di donne e 50% di uomini, sembra irraggiungibile. In sostanza, si può dire, sulla base di una ricerca dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, anche quando i governi adottano degli incentivi per le assunzioni femminili, questi incentivi non portano al risultato sperato. Infatti, l'anno scorso, 2022, noi abbiamo avuto circa 8 milioni di assunzioni. Si sa che il mercato del lavoro è molto dinamico.
contratti a termine, contratti che vengono rinnovati, contratti occasionali, nuovi contratti e così via. Appena il 40% di questi contratti riguarda le donne e i contratti incentivati, relativamente sempre al lavoro femminile, sono appena il 24%. Quindi non c'è un effetto. Che cosa capita in sostanza, oltre a questi numeri? Che alle donne vengono riservati per lo più dei lavori, diciamo, meno qualificati a termine, la prevalenza, e part-time. Si tratta di due condizioni che ovviamente portano ad un salario ridotto, meno orario quando si ha un part-time e un tempo di lavoro ridotto che porta alla saltuarietà. Tutto questo sicuramente incide sulle scelte di vita per quanto riguarda le donne, a partire dalla scelta della maternità, perché riduce l'autonomia di carattere economico. A conclusione di questo rapporto dell'INAP, l'istituto che cosa ci dice? Ci dice che il gender pay gap, vale a dire la differenza uomo-donna per quanto riguarda ad esempio le retribuzioni, porterà inevitabilmente ad un gender pension gap, vale a dire a pensioni più basse a fronte di retribuzioni più basse. Tutto questo ci deve far riflettere, perché non basta affrontare il tema del mercato del lavoro sotto il profilo quantitativo, la crescita del numero degli occupati, se non si legge dentro il mercato del lavoro anche l'aspetto qualitativo delle retribuzioni, della parità di genere, della condizione dei soggetti fragili, appunto le donne, ma in particolare anche i giovani. Dopo l'approfondimento termina qui il nostro telegiornale, vi ricordiamo dopo il TG il consueto appuntamento del venerdì con Informare. Tema della trasmissione di oggi e gli eventi correlati alla festa di Santa Lucia. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento e appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.